Okay. Segreteria di Yusuf Khan. Per favore, lasciate un messaggio e vi richiamerò. Ehi, Abu. Ho seguito il tuo consiglio. Sono con Nakia e le altre al ritiro. So che sembra assurdo, ma qui non c'è campo da nessuna parte. Ho dovuto raggiungere questo telefono a gettoni per riuscire a chiamarti. A ogni modo, avevi ragione, ci stiamo divertendo. Tornerò domenica. Farò la brava. Ti voglio bene. Bene, tutte le teorie cospiratorie online indicano questo canyon come quartier generale della resistenza. Loro sono la mia unica possibilità. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo terzo episodio della serie di Marvel Avengers. Nello scorso episodio abbiamo continuato la storia di Kamala che dopo 5 anni dall'incidente dell'Avenger Day, come è stato chiamato dal riassunto che ci hanno detto, si è rivelata essere un'inumana e adesso si è rivelata anche all'IM, l'organizzazione che in qualche modo cerca di annientare o perlomeno di contenere in qualche modo la minaccia, tra molte virgolette, degli inumani. Anche l'IM è qui, mi devo sbrigare. Dato che appunto Kamala ormai si è rivelata all'IM, quindi è ufficialmente riconosciuta come inumana, non lo sappiamo, ha deciso che la scelta più giusta, l'unica scelta probabilmente che gli era rimasta era quella di unirsi alla resistenza e quindi di raggiungere questa presunta base segreta dello SHIELD nello Utah. La resistenza? Ecco dove sono. Deve essere così. Oh no! L'IM è arrivata prima. Peccato che ci siano i robottoni dell'IM. Mossa reca di supporto. Quando ne subisce danno la volontà si ridurrà. Recupera volontà nei panni di Kamala utilizzando la sua massa reca di supporto spirito curativo quando la barra eroica di sinistra è piena. Io non vedo barra eroica a sinistra, ma vabbè. Il gas qui mi fa male. Ok. No, qualcuno deve essere scappato. Saranno qui da qualche parte. Qui sembra un po' tutto abbandonato, un po' tutto crollato, Le gambe. Giustamente, se può allungare le braccia, potrà allungare anche le mani. Ha senso come cosa. Impossibile. La chimera. L'ho trovati. Incredibile, li ho trovati. Certo, non è sicuramente difficile da trovare questo posto. Sì, ma non cadere. Cosa ridi? Stai per morire di sotto a un dirupo e spiaccicarti in miliardi di pezzettini. Comunque dicevo, questa base devo dire che non è per niente piccola e nascosta da trovare, quindi
Mi viene un po' strano pensare che l'IM non l'abbia mai trovata e non sia mai riuscita ad eliminarla. Pensavo ci sarebbe stato qualcuno di guardia. Effettivamente sembrerebbe abbastanza abbandonata, questa base segretissima, incredibilmente nascosta. Tra l'altro, comunque, da quello che sappiamo, di Avengers rimasti non ce ne sono molti, nel senso che Capitan America è morto. Bruce Banner ha dichiarato ufficialmente che gli Avengers secondo lui sono un pericolo, sono una minaccia. Quindi penso che in qualche modo i sensi di colpa anche lo fermino dal tornare a combattere. Thor ha lasciato il martello davanti alla statua di Cap. Quindi non so come faccia a combattere. Probabilmente gli unici di cui non sappiamo niente, che quindi possiamo pensare che siano quelli che ancora tentano di resistere in qualche modo. Ok, abbiamo trovato il simbolo della resistenza, ma io ripeto, mi sembra un po' abbandonato. Sembrerebbero essere Iron Man e Miss Marvel. Sì, Miss Marvel e Vedova Nera. E là? Forse si sono nascosti negli alloggi dell'equipaggio e sono rimasti chiusi fuori. Devo riattivare la corrente. Dicevo, non è molto sveglia sta ragazza. Cioè, se arrivi in un posto del genere senza corrente, senza niente, come fai a pensare che ci sia ancora qualcuno? Poterci arrivare. Ok, concentrati. Centro! Sì! No! Wow! Complimenti, Kamala! Appunto dicevo, non è molto sveglia sta ragazza. Qui c'è qualcuno, secondo me. Sì, ma sembra che qualcuno lo stia spingendo, più che altro. Perché ste botte... C'è una lucina. È lo scudo. Wow. Come fa a essere ancora qui? È così leggero. Avevi ragione, Cap. Il Terrigen era potente. Chi è là? Oh no! Ecco, Hulk è un po' che non si fa la barba e io ve l'avevo detto, c'era qualcuno che stava spaccando tutto. Oh no. Please Hulk, don't pick me. C'è sempre questo... A me questa cosa affascina parecchio del personaggio di Hulk. Il fatto che quando diventa Hulk diventa scemo, nel senso che la mente di Bruce Banner va proprio a scomparire definitivamente. Poi sono riuscito a trovare la soluzione nell'ultimo Avengers, nell'ultimo film, creando quella specie di brussone, bannerone, urcone. Dottor Banner, possiamo parlarne? Senti, mi serve il tuo aiuto, ok? Oh, che fai? Cosa fai? Ti prego, lasciami stare! Io non volevo, non c'ero. Ti prego, non uccidermi. Devo andarmene da qui. Ecco, e non toccare lo scudo di Cap mai più, hai capito?
Apriamo la schermata. Oh, finalmente possiamo iniziare a personalizzare un po' le nostre abilità. Usa punti di abilità per avanzare di livello, questo lo sappiamo. Posso fare un sacco di roba? Doppio calcio verso il basso. Tieni premuto quadrato a mezz'ora per sfondare. Tieni premuto quadrato per saltare in avanti sfondando una serie di attacchi montanti che scagli i nemici in aria. Facciamo il montante verso l'alto, eh. Ok, abbiamo trovato degli equipaggiamento che possiamo equipaggiare a Kamala. Ogni oggetto dell'equipaggiamento aumenta la potenza equipaggiamento, e fin qui. Ogni punto della potenza equipaggiamento aumenta la potenza totale dello stesso valore, migliorando i danni inflitti e subiti da un eroe. Muove il puntatore e equipaggia le cose. Ok, quindi già abbiamo una sorta di armatura per la nostra Kamala. Questa la possiamo smantellare a livello 1. Devo dire che una cosa che va riconosciuta a questo adattamento videoludico è il fatto di aver inserito il personaggio di Miss Marvel, che nessuno aveva mai più tanto considerato. Ovviamente intendo oltre a fumetti. Ecco la mia via d'uscita. La resistenza è sparita. Hulk li avrà spaventati. Devo andarmene in qualche modo. Cosa dovrei farci con questo video? Ecco, sarebbe il caso adesso chiamare Hulk. Wow, bella questa mossa incredibile nuova che abbiamo sbloccato. E tra l'altro, facendo così possiamo fare degli attacchi aerei. Cioè, rimanendo, diciamo, volante. Quando serve Hulk, no, eh. Bene, andiamo a dispezzargli la guardia. Attacchi imparabili. I nemici con un indicatore d'attacco rosso o sopra lì si stanno sfruttando un attacco imparabile che quindi immagino vada semplicemente schivato. Magari lo schiverò di lato. Oh, l'ho buttato di sotto. Devo scendere da questa cosa. Lasciatemi andare! Vai, massa raga. Diventa grossissimo. Vabbè, grossissimo, sarà tipo 3 metri. Wow, com'è gigante, wow. Picchia tutti, wow. E a questo punto facciamo anche così, va? Ma no, non me lo fa fare il potenziamento mentre sono gigante. Guarda quanti sono, guarda quanti sono. Appunto, questa è la meccanica di cui vi dicevo prima, che appunto ci permette di giocare con più Avengers contemporaneamente. Cioè, ci sono degli Avengers che poi ci vengono ad affiancare. Ma gli ho fatto un dammi il 5 gigante. Devi rilassarti, è tutto ok. Mi stavo solo assicurando che tu stessi bene. Ma Ok. no, non puoi Sì, prelevare il sangue della gente quando ti muore. io lo so, non lo farei in circostanze normali, ma queste non sono circostanze normali. Porca vacca. Dottor Banner. Oh, no.
L'interstatale 9 è a 20 miglia dall'interstatale 90. Se prendi l'interstatale 90 c'è una fermata dell'autobus e potrai... Scusa. Di che parli? Ho trascorso... molto tempo... come bestione, quindi... Dottor Banner, da quanto sei qui? Un paio d'anni, sì. È incredibile. Sì, così dicono. Allora, per questo i Bot IM ti hanno inseguita nel deserto? Non esattamente. Diciamo che ho rubato qualcosa del server IM. Aspetta. Cosa? Perché? Lo so, ok? Credo che dovresti vedere tu stesso. È Darton? Sì. Perché stai disattivando i protocolli di sicurezza? Appena... Vero. Vero. L'ho pensato anch'io. Ha chiuso Cap nella stanza del reattore e poi ha cercato di rubare la chimera. Mi sembra esagerato. Sappiamo che il reattore aveva un malfunzionamento. È possibile che Cap gli abbia chiesto di disattivare i protocolli di sicurezza e di chiudere no, le porte? No, abbiamo sentito mille volte le testimonianze. Tarleton e Monica erano sul ponte di comando quando è avvenuta l'esplosione. Per questo sono sopravvissuti. Ma questo prova... che Tarleton non era sul ponte di comando al momento dell'esplosione. Ha sempre mentito. Il resto della registrazione? Mi hanno disconnessa. Il resto del video è danneggiato. Sì. Ascolta. E se vi avessero incastrati? Ok. Tarleton, l'IM... questa cosiddetta cura. Le cose non tornano, c'è qualcosa di sbagliato, me lo sento. Tu no. E io che pensavo fossi una ladruncola venuta per rubare lo scudo di Cap. Quindi... pensavo... il signor Stark ci aiuterebbe. Tutto il server si basa sulla sua tecnologia. Lui può sicuramente accedervi, no? Sì. C'è una fermata dell'autobus sull'interstatale 9. Viaggia verso est. Ti porterà ad alcuni vecchi amici che potranno aiutarti. Maria è affidabile. Dille che ti mando io e falle vedere tutte queste cose. Ma hai visto il video? Sai io che qualcosa non va, no? Mi dispiace, ma non posso aiutarti. Vorrei davvero, scusami. Ma tu sei il dottor Banner. Una delle menti più geniali dei nostri tempi. Più geniali? Ma guardati. Guarda cosa abbiamo fatto. Non sai quanto sia pericoloso. Tarleton chiama quelli come me inumani. Sostiene che siamo malati. Violenti. Dei pazzi. Dice che la nostra malattia finirà per ucciderci. Io non gli credo. Cercherò da sola il signor Stark. Aspetta, io...
Ti serve un passaggio. Davvero? Siamo la tua salvezza.